Ciao a you, come state? Come sempre spero che stiate bene e vi voglio dare il benvenuto al nuovo video commento. Però prima di cominciare io voglio dire un paio di cose, quindi sigla. L'ho trovato. Ho trovato l'erede di Emanuele Vanacore. Ve lo giuro, non vi sto dicendo bugie. Il ragazzo in questione mi è stato segnalato da tantissime persone che mi hanno detto guardalo. E io l'ho guardalato. Guardalandolo mi sono accorto che effettivamente è l'erede di Emanuele Vanacore. Con un piccolo appunto. Fondamentalmente sappiamo che Emanuele Vanacore è un bravo ragazzo. È un piezzipan. È una waller. No, è un bravo ragazzo. Quello che invece ho trovato nel suo erede è un'arroganza. Ma voglio commentare il video con voi. Quindi facciamo parte del video senza giacca e cravatta. 3, 2, 1, video! Amici cari, buonasera. Ciao. Allora ragazzi, io vi avevo promesso che facevo un video al grande e illustrissimo Frank Matano. Tutti lo aspettavamo. Che ben tutti sappiamo. E ho deciso di non farlo più. Perché? Perché purtroppo lui è un grande. Lui è un... Si sa. Lui... è forte. Mi distrugge. Potrà mettermi a figura di merda, no? Ma pure senza che lo fa lui. Quindi ho deciso di non farlo più. Cre. Ma che cazzo sta dicendo? Come ho fuggito con la frega matà. No, Federico, guarda che... Ma con chi parli? Faccio una brutta figura. Non possiamo farlo. Numero frutto. E a me me ne basta poco. È un momento di introspezione. Ma guarda, Fede, che facciamo una brutta figura. Questo qua ci distrugge. Se questo vede questo video, ce ne fa uno a me, a noi. Forse vomito. Faremo la figura dei zibelli. Dei zibelli. E ha capito un buon affetto, madre. Che urli. Vabbè. Ok. Menzioniamo questo Frank. Allora, caro Frank. Dici. Oh, Frank. Oh, Sandy. Frank. Vorrei dirti una cosa. Dici, vai. Sta suonando pianoforte. Mi stavo domandando, dato che tu vuoi, tu miri al successo, stai mirando il successo e stai intraprendendo una grande carriera per queste tue grandiose stronzate, a parte il fatto che mi sembra che tu vuoi copiare un po' il grande Jim Carrey. No, sappiamo tutti Jim Carrey chi è, quello che ha fatto gli sventurati. Certo, lo sappiamo. Fatto The Mask. The Mask. Però mi sembra che tu vuoi copiare un pochino lui, ma non credo che sei sulla strada giusta. Sì, però sta avendo successo, sì. Hai sbagliato corsia. Infatti volevo proprio parlare di questo. Ho visto alcuni tuoi video. Sì. Crea vibrazioni. Sì, stupidi. Come tuoi? Devo dire che mettono proprio... Proprio! Trasmettono tanta allegria per gli imbecilli, però. Perché a me onestamente mi fanno piangere. Un po' come tu e a me. Mi fanno piangere. Hai capito? Io adesso mostrerò a tutte le persone che guarderanno questo video quali video, cioè di quali video parlo. Quali video parlo? Allora, il primo video è questo qua. Io ho visto che tu ti sei seduto su una sedia a sdraio. Ah, grave. E un tuo amico ti citava nel dire... Ti citava nel dire? Primis porno. E sei uscito tu, bel costo da pantaloncino, con due coscia cavallata così, e bella e buona, che hai fatto? Brum, mi hai cacciato un buffo racco mezzo in coscia. E cosa hai voluto far capire? E cosa, dici? No, la eiaculazione femminile. La eiaculazione. Ma guarda che a mezzo in coscia tu hai cresciuto. Cartellino già. La vagina della femmina. Cioè, tu ti si chiama umore. Hai pisciato in aria. Ah! Hai fatto fuori uscire un... Licenze letterarie. Ma anche di pisciato un gollo oppure un bacio, fammi capire. Cioè, mi sembra un po' un'esagerazione questa cosa qua. Vabbè, andiamo. Belle poesie, dice questo ragazzo. Hai fatto... Lì va vibrazione, e tanto... Ancora. Pronto? Quello che... All'improvviso ti ho visto toccare due testicoli di un cane. Che facevi? Plim, plim. Che facevi? Sono nuovi tipi di uova? Ah, no. Sono le palline di un cane. Ma che cazzo fai? Fammi capire. Ma che cazzo? Testicoli a un cane.
Lo sappiamo tutto quanto che cara, come noia, tenere il pallo a forma di fagiolo. Alcuni di noi parlano il pallo, però sono Poi hai dettagli. fatto altri video ancora, dove Altre ancora. ho visto tanti post scritto Tanti post scritti, scritto. Secondo giallo fuori. Pecorina 1, Pecorina 2, Pecorina 3, Pecorina 4, fino a arrivare Romano a Pecorina 5, 10. giusto per cambiare il formaggio e non fare Cosa sempre fa? pecorino. E ognuno come lui, io oppure altri, vorrei che la scritta è che una femmina indovina, mi pensava, cioè, io onestamente pensavo, tu sa quanta femmina mi sapeva a Ma lui persone è un calassone, comico, non è un pornostar, cioè non ti puoi no, aspettare quelle e cose. quando già viste fatte, anche la diciamo come te, Taggia, poi, taggia una visto. pecorina, andiamo a salutarla, è trasciuto una pecora fatta di polisterolo, ma che cazzo di video fai, fammi E capire, che mi pulli la hai pecora visto vero? prima? Questo gesto lo Ci fa in cambiamo ogni la video, pecorina ragazzi. strano. Questo gesto in ogni video. Mamma mia. Ok, la prima cosa buona, I si è piedi chiamato questi Quack video qua su si questo. rendono proprio allegria. E poi ho visto l'ultimo tuo Un video. Non è proprio ultimo! forte, proprio. Guarda, io ho visto un video dove tu fai questo. Tocchiamoci. Riprendi. Dove Addirittura si tu c'era sposa. uno che ti bussava la porta. Dove tu c'era uno che bussava Dove la in casa porta. tua mi pare oppure in un giardino, non so. Dove ti diceva Fred, ci sei, Fred non ci sei, e tu, cioè, diciamo, usciti in questo video facendo questo tipo di movimento, Mostraci, mostraci. sul letto, no? Sì. E me l'ha voluta ti fa così, ma che cazzo fai, Fred? Ti trovi il letto, fammi capire, cioè ti stavi scopando il letto, Non fa che ridere questa cosa. cazzo, è sti scemo che ti fanno esagire, ma, no, aspetta, allora. Ma porca il puttana, ci discorso è sarà un questo qua. motivo se lui sta in alto e tu stai Io a... perché non cioè non Nonno ci sa... tengo Nonno ad Nanni. avere successo in questo campo, perché comunque io non No, so, sapere che non ma vuoi se avere qua successo in se questo io faccio campo, un video si vede. per divertirmi con me e con gli amici, tu sai, Divertirti con te e con tu gli i tuoi video amici. ti Anche a divertono, volte mi io diverto con faccio me. mai mi diverto e quindi parliamo tutto quanto. Sì. Però voglio dirti una cosa, se io Dilla. invece volevo avere successo e sfidare i grandi big come te e come tanti altri, allora io, secondo me, mi ponevo un problema. Come mi Porsi un faccio problema è una cosa che a fanno tra l'altro tante sfidare questi persone. Mi stronzi? pongo un problema. E lì mi domandavo, se tu fai un video che tu che pallovana, Esatto. che ti pisci, bella pure pisci in aria, Questa è un'altra poesia, oppure ragazzi. Non ripetete queste puoi mettere parole. la femmina a 90 gradi, invece tra una pecora e polisterolo, Insisto. oppure che ti fai un'olietta. Io mi domandavo, ma per combatterti, che era fa? Per combatterti. Era fare invasione Campannura o Stadio Olimpica finale Coppa Italia! Ma fammi capire! Ragazzi, Cazzo, fare carriera. una sola cosa, ma È non bella. venite in mezzo a me. Ma facete una pagliata! Infatti sì, ragazzi, vi consiglio questa cosa. Se doveste incontrare questo personaggio per strada, ma facetela una paliata. Io sono del parere che i gusti sono insindacabili, assolutamente, e questo ci sta. Ci sono personaggi di altissimo livello che a me non piacciono, però de gustibus. Riesco ad essere sempre realista e pensare che se un personaggio sta così in alto e io sto ancora qua, è riuscito a fare tante cose meglio rispetto a me. È pur vero che in Italia non c'è tutta questa meritocrazia, e ci sta. Però da qua ad arrivare a dire che Frank Matano fa tutte cacate, cose senza senso, ce ne vuole. Ti do il mio onesto parere, anche se so già che tu non apprezzerai questa cosa, perché dovete sapere, ragazzi, che state vedendo questo video e non mi seguite su Facebook, ho pubblicato questo stesso video sulla mia bacheca e le persone, chiaramente, sempre per propria opinione, hanno voluto specificare il fatto che questo ragazzo non li ha fatti ridere. La risposta sarebbe dovuta essere, qualora fosse stata una persona intelligente con un quoziente intellettivo che superasse almeno lo 0,000 niente, avrebbe semplicemente dovuto dire: ok, ragazzi, mi piace, come faccio io? Tante persone mi dicono che sono capitate persone che mi hanno contattato e mi hanno detto: guarda, i tuoi video non mi piacciono, mi fanno cagare. Così come la vecchia storia di Fuchiko che mi ha criticato in video. Lui invece, con tutto il suo gruppetto di amici, tutti quanti scappati insieme dallo zoo, hanno cominciato a dire parolacce su tutti i fronti. E parlo di parolacce ai miei amici, ai ragazzi che mi seguono, alla mia famiglia e addirittura a mia sorella che ha 14 anni. Quindi cosa abbastanza squallida. Devi sapere, caro Federico, che quando entri qui in questo mondo, vedi tutto intorno, questo è YouTube e c'è anche Facebook, la stessa identica cosa. Sei sotto gli occhi della gente. Ogni passo che si fa comporta il proprio rischio. In questo caso, mettersi davanti a una webcam
tipo questa, e fare un video per esprimere il proprio parere rispetto ad altri creatori di contenuti, sarebbero videomaker, come li chiami tu, comporta il fatto che ci possono essere altre persone, tipo me, che vengono e ti dicono che letteralmente fai cagare! Ma non poco, tantissimo! E bisogna accettare questa cosa. Questa è la cosa ancora più bella. Quindi, se non ti piace così tanto ricevere critiche, evita di fare video. Però sentiti fiero, perché ti nomino ufficialmente l'erede incontrastato di Emanuele Vanagore. Applauso per Fratamo Federico, che fa ridere tutto il mondo con le sue battute di merda e si crede meglio di Frank Matano. Per quanto riguarda Frank Matano, spezzo una lancia a suo favore. È vero, ci sono stati video in cui non mi ha fatto ridere, ma ci sono tanti video che vado a rivedere talmente tante di quelle volte, eppure senza un senso mi hanno fatto piegare delle risate. Parlavi del fatto, tu vuoi copiare un poco, mo te lo dico, al grande Jim Carrey, che ha fatto The Mask. Quentin Tarantino diceva: i grandi artisti rubano, non citano. Frank Matano per me è un personaggio veramente molto carino. Fa ridere, mi fa stare bene e fa stare bene a tantissime persone. Altrimenti non sarebbe dove arrivato. Devi essere un attimo realista pure tu. Ciao allora Frank Matano. Spero che questo video commento lo prenderai con sportività. Pure perché se mi fai un video risposta dove continui a dire parolacce, visto che ce l'hai come intercalare. Intercalare sarebbe una frase che tu dici spesso. Sto facendo anche da Garzantini stasera. Evita proprio di farlo a questo punto. Tutti con meno frasi. Ci sono due tipi di persone sul web, e di conseguenza il web stesso, per le due tipologie di persone, prende un valore differente. Ci sono persone come Frank, che hanno cominciato facendo scherzi telefonici, che hanno cominciato con la semplicità, dando tutto se stesso e molto tempo della propria giornata per creare un video come questo, e guardano il web con amore, come un posto in cui entri e c'è una grande famiglia che ti sta aspettando e che aspetta proprio te e le tue parole. E ci sono persone come te da cui puoi leggere negli occhi il fatto che vogliono fare video semplicemente per sentirsi fighi. Non so se a te fare questi video ti frutta qualcosa, ti fa fermare per strada per una fotografia, non so nemmeno come la prendi. Fatto sta che sono convinto quasi al 100% che Frank, così come io e così come posso citare tanti altri amici che hanno un amore verso quello che fanno, prendi Leonardo De Carli, prendi i Fancazzisti, prendi Omiatol, prendi i Relative, prendi The Show, prendi Favi J, che tutti i giorni si impegnano per dare qualcosa al pubblico. Noi, quando clicchiamo su carica video, non ci aspettiamo di avere gente che sbava per noi. Apriamo una porta con la speranza di trovare i sorrisi della nostra grande famiglia. Ciao a you, vi voglio bene e ci vediamo al prossimo video. Non t- Sabe, vai.